mancano pochi giorni al Natale, comaschi e visitatori sono alla ricerca degli ultimi regali. Caccia l'ultimo regalo. Caccia l'ultimo regalo. Quindi non siete a posto con i regali, ve ne mancano? Ancora no, tutto rinviato all'ultimo momento. No, ormai abbiamo fatto tutto, sono proprio gli ultimi pensierini prima delle festività. Che tipo di regalo avete prediletto quest'anno? Principalmente utilità e libri. Che cosa hai comprato? Un po' di cose, però se ve lo dico, se vedete in televisione, dopo si svelano i regali, non posso. Abbigliamento o oggettistica? Oggettistica. Che tipo di regalo ha fatto quest'anno? Ma regali utili, cose, abbigliamento, generi alimentari, elettronica, cose comunque utili. Vedo un grosso pacco, cosa hai comprato oggi? È un regalo per mia figlia. Questo è un giocattolo, mia figlia ha 16 mesi e spero che sia il regalo adatto per lei. Questo era l'ultimo regalo che dovevo fare, a posto. Che cosa avete prediletto? Soprattutto i regali per i bambini e poi cose utili e cose di tecnologia per gli adulti. Noi siamo a passeggio, sinceramente. Quindi i regali li avete già fatti tutti? Infatti, sì, siamo partiti molto in anticipo. Che cosa avete regalato? Cosa vi piace regalare? Ma cose magari abbastanza utili, niente di spreco, non so, un maglioncino che può servire, un qualcosa del genere. Siete alla caccia degli ultimi regali di Natale? Sì, per noi però questa volta solo per noi donne. Poi qualcosina per i figli e il marito ci è scappato, però è la nostra giornata dopo lo stress della preparazione e prima dello stress dell'esecuzione del Natale. Qual è il budget di quest'anno? Il budget è che bisogna arrivare alla fine del mese sempre comunque accontentando un po' tutti. Allora io personalmente quest'anno abbiamo puntato un po' più sulla qualità e meno sulla quantità. Budget? Budget 500 euro. Differenziato a seconda, magari per gli affetti si spende un po' di più, per gli amici si fa più il pensierino. Circa un 200 euro, non di più.